Il tanto atteso derby dei nebbrodi tra il Mistretta e la Castelnuccese ha visto prevalere gli ospiti apparsi nell'occasione cinici e spietati sotto porta. La formazione di casa stecca davanti ai suoi sostenitori fornendo una prestazione basata prevalentemente sul possesso palla, senza riuscire nella circostanza a creare dei pericoli verso la porta avversaria. Per la verità, entrambi i portieri sono stati poco impegnati e di occasioni da rete se ne sono viste poche. I 22 in campo, sin dalle prime battute di gioco, hanno cercato di superarsi a vicenda con i padroni di casa, impegnati ad imbastire trame di gioco in maniera da scardinare la muraglia di uomini in maglia bianco-rossa, mentre gli ospiti si sono difesi con ordine, pronti a ripartire. Il primo acuto del match è propiziato dal Mistretta con un protagonista di Gian Domenico, che da pochi passi manca il bersaglio. Gli uomini di Michele Lavia continuano un lungo fraseggio fatto di giropalla, ma poche volte sono riusciti a trovare dei varchi nelle poche verticalizzazioni. Su azione di alleggerimento a passare la Castelnuccese, Tarantino si invola sull'auto di destra, dal fondo mette un pallone in aria avversaria, un difensore di casa manca l'intervento e per scarpinato è un gioco da ragazzi mettere dentro. Ci si attende la reazione del Mistretta che tarda ad arrivare. L'undici di casa, a parte tanta volontà, non riesce ad andare oltre. Anzi, prima del riposo, sono gli ospiti ad avere la palla per mettere in ghiaccio il match, ma il tiro dagli 11 metri viene fallito da Rinaldi. Nella ripresa il Mistretta entra in campo deciso a mettere le cose a posto, ma alcuni velleitari tentativi si spengono velocemente e al Salvatore Lentini cala il gelo. Corre il 55° minuto e Tarantino trova un corridoio centrale, entra in aria e viene esteso dal portiere di casa. Per il direttore di gara non ci sono dubbi e assegna la seconda massima punizione agli ospiti. Si incarica del tiro nuovamente Rinaldi che spiazza il portiere e centra il bersaglio. Nei restanti minuti si assiste a continue perdite di tempo con il gioco sistematicamente spezzettato, favorendo in questo caso la Castelnuccese, forte del vantaggio acquisito. Il Mistretta punta nell'orgoglio, cerca di reagire, ci prova prima con Pruiti su palla inattiva, ma il suo tiro termina alto di poco. Una nuova azione viene confezionata per via centrale, ma lo sgusciante attaccante di casa viene fermato dal neoentrato portiere avversario in uscita. Qualche minuto più tardi è ancora il Mistretta a farsi pericoloso, ma ancora una volta la difesa avversaria si salva in angolo. Al triplice fischio finale abbiamo sentito l'opinione dei due tecnici. Soprattutto nel primo tempo abbiamo avuto un leggero predominio del gioco. Poi il secondo tempo, dopo il 2-0, siamo un po' calati pure mentalmente e non abbiamo fatto granché. Peccato perché abbiamo preso lo 0-1 dopo un gol dubbio annullato a noi, ci siamo distratti per protestare, cosa sbagliata, e abbiamo subito l'1-0 e si è compromessa un po' la partita. È una vittoria importante in un campo difficile, perché comunque a Mistretta non è facile, cioè, in campionato, al di là la Coppa che abbiamo vinto in modo un po' più semplice, sapevamo di incontrare una squadra più agguerrita, più affamata, anche perché comunque in questo momento hanno fatto dei buoni risultati in casa. E quindi sapevamo appunto di una trasferta difficilissima, ma che comunque siamo venuti per vincerla a tutti i costi. Quindi sono contento dell'atteggiamento dei ragazzi, perché hanno interpretato la partita in modo importante.